Ma non smetterà mai di piovere. Ho dimenticato com'è fatto il sole. Dovremmo andare in vacanza in un posto caldo e soleggiato. Le spiagge del drago, sì. Non ci vado da quando abbiamo dato una lezione a Nasty Nork. Che dici, Sparks? Ti va di fare una vacanza al mare? L'ultimo che arriva è un Nork! Funziona, professore? Quasi! Mi basterà regolare queste sfere! Forse non è una buona idea. Se portiamo qui un drago, Ripto si arrabbierà. Calmati, Hunter, e non cincischiare. Hai visto il libro del professore? Hanno artigli così! E denti così! E possono sputare fuoco così! Sembrano più pericolosi di Ripto. Questo è il punto. Ci serve proprio un drago per fermare Ripto, e lo sai. Funziona! Funziona! Ecco qui un drago! Oh? Wow! Che atterraggio! Ciao, dove si trova la spiaggia? Oh? Ehi, non fissatemi! Questa è la prima volta che vedete un drago? Tu sei un drago? C'è qualche problema, micino? Guarda, guarda! Qualcuno ha dimenticato di invitarmi alla festa. Cercavate di nascondermi qualcosa? Un drago? Avete portato un drago a Tavalar? Io odio i draghi! Crash, fermalo! Annientalo! Gulp, imbecille! Hai mangiato il mio scettro! Di te mi occuperò dopo! E quello chi era? Quello era Ripto, e dobbiamo liberarcene. Crea problemi di ogni tipo qui, ma non ho tempo di spiegarti. Tieni, prendi questa guida magica di Avalar. Imparerai qualcosa dei nostri mondi. Adesso seguirò Ripto per scoprire che cosa ha in mente. Ci vediamo nella foresta d'estate, ok? Ehi, un momento! Com'è che ci cacciamo sempre nei guai? Ciao Spyro, benvenuto a Barlume! Sfortunatamente le lucertole ci hanno attaccato e stanno rubando tutte le nostre gemme! Puoi fermarle?
Spyro. Sono un'amica di Ilora. Mi ha chiesto di aiutarti. Ogni volta che mi vedi, ti ricorderò i tuoi progressi. Così. Questo lampo significa che se ti cacci in un guaio, io ti ricondurrò in questo posto. Noi intagliatori di gemme siamo un po' troppo bassi per usare queste scale, e lo stesso vale per te. Quando saprai arrampicarti, torna da me a Barlume. Ah, tu devi essere il drago di cui parlano tutti. Beh, drago o no, per aprire il ponte devi pagare un pedaggio. Se vuoi attraversarlo, ti costerà 100 gemme. Grazie, signor Drago. Spyro, giusto? Ora puoi usare il ponte quando vuoi, gratis. Spero di incontrarti ancora quando avrai ancora più gemme. Per guardarti intorno, premi azione. Usa azione ora per esplorare. Spyro, grazie per averci aiutato a scacciare le lucertole. Prendi questo talismano di Barlume in segno di gratitudine. Il portale magico accanto a me ti porterà alla foresta d'estate, uno dei mondi abitati di Avalar. Lucertoline hanno divorato il mio intero raccolto di gemme. Ho provato a colpirle con le pietre, ma sono troppo veloci per me. Puoi provare a usare una delle mie pietre. Se hai domande, chiedi pure. Puoi raccogliere una pietra con la bocca semplicemente avvicinandoti a essa. Per sputarla, premi attacco. Tiro. Seguimi, ti porto dalla prossima lucertola.
porti davvero lontano, Spyro. Prova a colpire quella lucertola, se ci riesci. Per colpire quella lucertola in alto, devi prendere la mira. Premi azione per mirare, poi premi attacco per sputare. Hai salvato il mio raccolto di gemme dalle lucertole! Tieni, prendi questa sfera! È caduta una ragazza alata ieri! Puoi prenderti tutte le pietre che vuoi! Grandioso! Il potenziamento supervolo è attivo! Ora puoi riaccendere le lampade di gemme. Accendile tutte velocemente e il potenziamento supervolo ti darà la magia per volare per un breve tratto. Grazie per avermi aiutato ad accendere le lampade. Una fata mi ha dato questa sfera, ma io preferisco le gemme. Prendila tu. Abbiamo installato delle lampade anche in questa grotta, ma sono ancora più difficili da accendere. Dovrai assolutamente usare il potenziamento supervolo. Ehi, fantastico! Grazie per avermi aiutato ad accendere le lampade, Spyro. Temevo che avremmo dovuto cancellare la partita di baseball stasera. Ecco, prendi! Questa sfera era finita in mezzo alle palle da baseball.